porto chiaramente i saluti dell'amministrazione che indegnamente dirigo e colgo l'occasione per ringraziare subito il nostro Mario Caligiuri per queste manifestazioni culturali che ritengo siano estremamente importanti per un'amministrazione, per un comune che ha davanti il futuro dei cittadini. Io sono estremamente contento di questa iniziativa, quindi ringrazio lui, ringrazio voi che con la vostra presenza date senso a quello che facciamo, dimostrando di condividere con noi il fatto che la cultura è l'unico strumento che ci può salvare dalle grinfie della povertà. Stasera è con noi l'avvocato Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera. La manifestazione quest'anno si ispira allo spirito dei luoghi, il sindaco di Matera quindi sicuramente questa sera ci delizierà con la sua città, con la bella Matera. Siamo convinti che stasera, quando andremo via, saremo tutti quanti più ricchi di notizie, più ricchi di nozioni, più ricchi di un pezzetto di cultura. Ho finito, vi ringrazio, vi auguro buon ascolto e passo la parola a Mario. Grazie signor Sindaco, volevo comunicare in apertura di questa manifestazione che oggi è il 9 di agosto e oggi è il compleanno del Sindaco Cerianni. È giusto che in un paese democratico certe cose si sappiano. Allora, e un uguale applauso con uguale affetto al Sindaco di Matera, nostro ospite, Raffaello De Ruggeri. Allora, noi oggi questa è la seconda giornata dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli, che è stata inaugurata il 1 di agosto da Paola Dubini, direttore del corso di laurea di Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione dell'Università Bocconi di Milano. E dato che nulla succede per caso, come sempre, nella prima giornata di essere a Soveria proprio siamo partiti con la 12ª edizione dell'Università d'Estate, che ha visto tra i docenti intellettuali di livello nazionale, rappresentanti delle istituzioni, da Paolo Del Debbio a Mario Morcellini, da Franco Frattini a Rosario Priore, da Marina Valenzise ad Antonio Baldassarre, da Mauro Masi a Maurizio Gasparri. L'Università d'Estate è un punto d'incontro per intellettuali ed è un punto d'incontro, direbbe l'editore Rubettino, di idee libere, un porto franco che ha spesso anticipato i temi del dibattito politico e culturale del nostro paese, come i costi della politica, la debolezza delle élite, il sud, i poteri occulti, la lettura come strumento indispensabile per connettersi alla realtà e la cultura quindi adesso individuata come motore di sviluppo, che a ben dire oggi è un argomento calante rispetto agli anni passati, dove si invocava la cultura per ogni cosa e come ogni cosa che diventa retorica diventa una parola inutile, come la parola ricerca, come la parola democrazia, come la parola unità. Sono tutte parole vuote, sono dei concetti astratti che invece devono essere riempiti di contenuti. E allora rilanciamo stavolta la cultura con lo spirito dei luoghi, che è stato individuato come tema da Vittorio Sgarbi, che sarà con noi in una delle lezioni il 31 di agosto. E quindi questo spirito dei luoghi che richiama l'hegeliano spirito del tempo, cioè la tendenza culturale predominante di ogni epoca, e richiama anche il genius loci, il genio del luogo, l'importanza del luogo, della identità, perché nessun luogo è senza genio, cioè senza protettori. E quindi riteniamo che questa coniugazione dello spirito dei luoghi sia particolarmente importante. E quindi chi
meglio di Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, dal 2015 può interpretare questo senso, questa visione, questo scenario. Raffaello De Ruggeri è sindaco di Matera, ma non è un sindaco qualsiasi. E ha operato prima di tutto a livello culturale, dimostrando che la cultura viene prima della politica, può venire prima della politica. Con le iniziative che ha svolto nel corso degli anni con il suo circolo La Scaletta, che ha dimostrato come si può animare la società, come si possono risolvere problemi concreti partendo da una matrice culturale. E poi la fondazione Zetema, grazie alla quale si è avuto a Matera il Museo della Scultura Contemporanea e una scuola dell'alta formazione per il restauro, addirittura la prima nel sud. E poi ha fatto parte, è stato uno degli animatori, è stata l'anima pulsante del Comitato Matera 2019, che ha dimostrato, ha fatto diventare Matera come una metafora del riscatto del sud, da simbolo del sottosviluppo negli anni 50, del quale doversi vergognare, a modello per la rinascita basata sulla cultura e quindi sullo spirito dei luoghi, cogliendo lo spirito del tempo in un contesto in cui la globalizzazione uniforma e l'unica resistenza resta quella dell'identità. Cosa può significare quindi anche per noi calabresi il fatto che Matera sia capitale europea della cultura nel 2019? Ripartire da sud per valorizzare la cultura, la storia grande del sud. E colgo l'occasione per salutare e ringraziare per la sua presenza il sindaco di Mongiane, che è qui insieme con noi, che vi prego di salutare con un applauso a questa dimora che ha qualche citazione borbonica. Quindi il sindaco di Mongiana è particolarmente a suo agio. Allora è importante ripartire dal sud, perché proprio partire da Matera, perché Matera è una bella storia e ce la racconterà il sindaco, ce la racconterà chi l'ha costruita, ce la racconterà un protagonista che nel corso degli anni ha tessuto pazientemente la tela per la costruzione di una grande realtà. È una storia esemplare, quella di Matera. E sono sempre gli esempi e le testimonianze quelli che educano e formano. Educano e formano più delle parole. Quindi educare e formare, e quindi significa anche in un certo senso copiare. Però badate bene, copiare non è affatto semplice. Vi ricordate quello che diceva Totò? Fare, tutti sono in grado di fare, e copiare che è difficile. Quindi noi dobbiamo cercare di prendere il meglio di questa esperienza. Il tema è molto concreto. Cioè, come fare a diventare la cultura motore di sviluppo e riscatto economico e civile? La cultura produce redditi, produce sviluppo altrove, in altri paesi, da noi purtroppo no. Eppure l'Italia sarà la settima, ottava, nona potenza industriale del mondo, però siamo la prima potenza culturale del pianeta. E allora l'obiettivo della nostra università d'estate è quello di individuare percorsi, di valorizzare territori attraverso la cultura. Non a caso abbiamo iniziato con Paola Dubini, che è una docente universitaria che ha dato un taglio scientifico a questo nostro approccio. Proseguiamo con Raffaello De Ruggeri, con una testimonianza dal vero, con una testimonianza dal campo, cosa significa costruire sviluppo attraverso la cultura, ma non quello che è stato fatto, soprattutto quello che diventerà, quello che potrà essere. Poi proseguiremo con Vittorio Sgarbi, che non a caso parla di un ministero dell'industria dei beni culturali, cioè la cultura come motore di sviluppo dell'intero paese. Poi concluderemo con Massimo Brai, ministro, l'inventore della Notte della Taranta, il direttore generale della Treccani e prossimamente sembra presidente del Salone del Libro. Che Massimo Brai, tra l'altro, è uno che ha fatto qualcosa che in Italia è molto rara, si è dimesso da deputato. Quindi il ruolo della cultura. Con la cultura si mangia. Che la cultura produca sviluppo è un fatto ovvio. È come dire che oggi è martedì. Su questa affermazione è d'accordo anche Giulio Tremonti, al quale abbiamo chiesto, dico, ma dov'è che
in quale circostanza è stata formulata questa osservazione, dove è stata scritta, dove è stata detta. E Giulio Tremonti ha affermato di non averla mai scritta e mai detta, eppure si ripete questa frase costantemente. Allora, come fare a diventare la cultura un elemento di sviluppo? Quindi da elemento statico a elemento vivo e pulsante, partendo su due elementi che sono importanti. Il primo è quello della scuola. La scuola che dà identità, che dà storia, che dà futuro. Amare la cultura si apprende a scuola. Saluto la dirigente Maletta che è qui insieme con noi. E amare la cultura significa apprezzare il valore dei quadri, della musica, dei libri, del teatro. Se non si apprende questo a scuola, dove si apprende? Come si potrà mai apprezzare un quadro di Caravaggio o un'opera di Mozart? Il secondo aspetto è la partecipazione dei cittadini. Tra i tanti bellissimi libri che la Rubbettino ha editato, ce n'è uno di Luca Nannipieri, che si chiama Libertà di Cultura, è del 2013, e che ci spiega che nessun bene culturale può sopravvivere, può essere vivo, se non è la stessa comunità a volerlo. Quindi deve partire dal basso questa riappropriazione, questa valorizzazione. Ieri sera, caro sindaco, abbiamo avuto ospite Derek De Kerckhove, l'allievo di Marshall McLuhan, no? lo scienziato dell'intelligenza collettiva. E stiamo ipotizzando di trasformare questo progetto di innovazione che è Soveria.it, che ha fatto diventare nei primi degli anni 2000 il nostro comune quello più informatizzato d'Italia, con una serie di esperimenti noti a livello nazionale, trasformarlo in un laboratorio di intelligenza collettiva. Quindi un passo avanti significativo che non sappiamo dove ci porterà, però oggettivamente è una sfida alta che può essere estremamente importante e significativa. E quindi l'intelligenza collettiva come elemento determinante per lo sviluppo economico e civile. Ieri sera Derek De Kerckhove ha toccato dei temi educativi e che in una università d'estate, quindi in un luogo formativo, sono particolarmente importanti. E ha parlato della cultura del libro e ci ha spiegato che leggere in silenzio costruisce, serve a costruire all'interno la propria identità. Mentre oggi, attraverso la cultura dei social network, noi scriviamo per l'esterno, postiamo foto per l'esterno, mandiamo video per l'esterno. Quindi costruiamo una identità all'esterno di noi. Quindi è un capovolgimento assoluto di quella che è la dimensione del sapere. E allora questo significa che rischiamo di vivere in una società tribale, dove tutti parlano, però nessuno ascolta. Allora, il Soveria, laboratorio di innovazione amministrativa, perché questo credo che sia chiaro, caro sindaco, cari sindaci, e non c'è spazio per la ripetizione, c'è spazio per l'innovazione. Percorrere strade già fatte ci porteranno al fallimento, sicuramente. Quindi noi dobbiamo ipotizzare nuovi percorsi. Allora, quello che noi vorremmo fare, se il sindaco di Matera ce lo consentirà, è quello di costruire una rete con questa città simbolo del riscatto del Mezzogiorno, che rappresenta una straordinaria occasione per il Sud, per dimostrare che la storia del Sud non è storia criminale. La storia del Sud è una storia di grande cultura, di grande identità e di grande futuro. Quindi noi esprimiamo al sindaco di Matera la nostra disponibilità, senza alcuna pretesa di esclusività. Soveria ha 3.000 abitanti, 1.000 nuclei familiari, dei quali il 10% vive in case costruite in cooperativa o in case popolari, dove ci sono 230 attività economiche, delle quali il 40% gestite da donne, che ha questo progetto Soveria.it, che ha le politiche culturali, sono state per anni un attrattore di investimenti. C'è chi ha dimostrato con lavori di tesi come lo sviluppo di Soveria Mannelli sia dovuto anche all'attività culturale, di provocazione intellettuale, che ha portato investimenti economici all'interno della nostra città. Una città dove c'è una rete imprenditoriale importante,
basata sulla cultura, basata sull'artigianato. Noi abbiamo a Soveria la fortuna di avere una delle case editrici più importanti d'Italia, la Robertino Editore. Abbiamo nel nostro comune l'anificio più antico, una fabbrica della lana più antica di tutta la Calabria, ancora perfettamente funzionante, un esempio di archeologia industriale ancora pulsante, vivente. Abbiamo l'azienda Camillo Seriani che esporta arredi scolastici in tutto il mondo, fino anche in Cina. E quindi ci sono degli attrattori culturali, come abbiamo detto il Lanificio Leo, come Palazzo Civino, il Palazzo Comunale che tu prima hai visitato, sei stato ospite del nostro sindaco Seriani, dove ci sono una serie di opere d'arte che rappresentano un valore per la nostra collettività, Rotella, Berlingeri, Puteaux, Turchiaro. E poi abbiamo anche la videoinstallazione più grande d'Europa, in piazza Bonini, che è realizzata da Fabrizio Plessi. Quindi sono attrattori culturali che vanno messi insieme e vanno valorizzati, poi, oltre ai servizi. E poi, infine, abbiamo questa possibilità, siamo stati individuati dall'ex ministro Barca come un progetto per le aree interne da parte dell'Agenzia delle Coesione Territoriale, l'unico che c'è in Calabria, perché proprio in questa zona delle aree interne ha individuato una scuola molto vivace, il liceo scientifico di Decollatura con due diramazioni proprio qui a Soveria Mannelli e con una realtà imprenditoriale estremamente importante. Quindi concludo, quello che noi vorremmo fare è proprio cercare di lavorare in questa logica di rete. Le tendenze demografiche ci inchiodano, perché noi saremo sempre di meno, ma le tendenze economiche, geoeconomiche, ci aiutano, perché il Mediterraneo sarà l'area di libero scambio più estesa del pianeta. Quindi tocca a noi intercettare il futuro. E come è noto, il futuro non si aspetta, il futuro si prepara. Grazie Sindaco per essere qua. Prima del Sindaco De Ruggeri, la parola al professor Florindo Robettino, direttore dell'Università d'Estate, editore e consigliere comunale di Soveria Mannelli. Grazie anche da parte mia al Sindaco De Ruggeri, che come ricordava poco fa Mario Caligiuri, oltre ad avere il merito e soprattutto la grande responsabilità di essere il sindaco che porterà Matera nel 2019 con questo straordinario momento che toccherà tutto il Mezzogiorno, ha però dei grandi meriti che precedono questo suo ruolo odierno, perché Raffaello De Ruggeri, lo accennava prima Mario, è stato uno di quelle persone, credo possiamo dire la persona che più di tutte ha contribuito a far diventare Matera quello che è Matera è oggi. Mario ricordava il suo impegno col Circolo La Scaletta, che è stato fondato nel 1959 e che è stato come dire, un laboratorio di costruzione e di ricostruzione dal basso di Matera, quando nessuno ci credeva e quando appunto Matera veniva vista, veniva guardata come la vergogna, in qualche modo la vergogna d'Italia, poi con la Fondazione Zetema. E c'è una storia molto bella che ho sentito raccontare a De Ruggeri in più di un'occasione, che in qualche modo forse sta alla base di questo suo impegno. Lui ricorda come, mi pare di ricordare, gli anni 50, partecipando a un convegno... Ottobre 56, partecipando a un convegno a Roma, fece un intervento, e come succede spesso a noi meridionali, si espresse in termini abbastanza pessimistici sulle possibilità di futuro del proprio territorio. Alla fine di questo convegno venne avvicinato da un signore elegante che gli chiese come mai il motivo di questo suo pessimismo, e gli chiese di imparare a distinguere prima di pronunciarsi e quindi prima di decidere quello che doveva essere il suo punto di vista su questi temi, di provare a distinguere se il suo territorio, la sua terra, era nei suoi confronti matrigna o materna. Qui in questa distinzione questa persona gli spiegava sta poi la conseguenza. Questo signore elegante che lo avvicinò era Umberto Zanotti Bianco, che come tutti sapete è una di quelle
personalità non meridionali che più di tutte ha fatto per il Mezzogiorno e soprattutto puntando sulla cultura come volano di sviluppo e come riscatto, arma di riscatto. E quindi credo che questo incontro e poi ovviamente le grandi capacità di visione e di passione di Raffaello De Ruggeri abbiano poi determinato quello che è stato il suo impegno e delle persone che insieme a lui si sono impegnate moltissimo per la rinascita di Matera. Queste attività si sono svolte nei modi più diversi, attraverso la pressione sull'opinione pubblica, attraverso la pressione sull'istituzione, attraverso la Carta di Matera. Si è arrivati alla Carta di Matera grazie al loro impegno. La Carta di Matera è del 79, pensate, quindi qualche decennio addietro, attraverso studi, volontariato, mostre, proposte concrete, attraverso azioni di riappropriamento del centro storico di Matera, dei Sassi, attraverso la riscoperta della civiltà rupestre di Matera e della Murgia materana. Io stesso 10 anni fa, invitato da lui a un convegno su un altro grande del Mezzogiorno, Manlio Rossi Doria, ho avuto il privilegio di essere accompagnato da lui nella cripta del peccato originale, che è un esempio di civiltà rupestre straordinario, che questi signori, probabilmente facendolo, scavando con le proprie mani, rimettendo a posto con le proprie mani, nei decenni scorsi hanno contribuito a riportare alla luce. Se oggi noi abbiamo conosciamo la civiltà rupestre di Matera e della Murgia materana, lo dobbiamo a loro. Ecco, questo è Raffaello De Ruggeri. Raffaello De Ruggeri, prima di essere sindaco, prima di essere politico, è una persona che per tutta la vita ha fatto tutte queste cose. Per questo noi l'abbiamo voluto qui, perché appunto è un esempio di come nella prima lezione si diceva: la cultura è una di quelle parole che si agitano, tanto vanno sempre bene e fanno sempre effetto, e però rischiano di diventare vuote. Nessuno più di Raffaello De Ruggeri ha dimostrato come invece la cultura può essere qualcosa di concreto e di pieno. E appunto la parabola di Raffaello De Ruggeri e la parabola di Matera, è stato ricordato, è la parabola di quello che l'intero Mezzogiorno potrebbe essere, partendo da quelli che sono i suoi presunti punti di debolezza, le sue vergogne, e farne un punto di forza. In qualche modo è il ribaltamento del paradigma. In questi decenni nel Mezzogiorno siamo stati abituati, forse per i troppi flussi di denaro che sono stati spesi in maniera dissennata, siamo stati abituati a fare meno con più. Abbiamo avuto tanto e siamo stati abituati a fare meno. La storia di Matera insegna che si è fatto di più con meno, cioè partendo dalle debolezze. Sempre nella prima lezione dicevamo che i territori e la cultura sono l'arma segreta del nostro paese. Ecco, in questo caso Matera, oltre a diventare parabola del Mezzogiorno, credo che sia parabola dell'Italia intera, perché ha saputo individuare una strada di sviluppo dove gli altri non vedevano sviluppo. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto anche questo in qualche occasione scorsa. Noi siamo spesso impegnati anche terminologicamente a parlare di rincorsa al resto del paese, anche nel modo come ci poniamo rispetto al resto del paese, parliamo di divario, di ritardo, di arretratezza, tutti termini che ci fanno pensare al fatto che dovremmo rincorrere il resto del paese come se questo paese fosse più avanti di noi. La realtà è che l'Italia è un paese fermo, quindi rincorrere probabilmente non ha nessun senso. Pensate se De Ruggeri e Matera si fossero messi a rincorrere Vicenza o Milano, sicuramente avrebbero perso, o Siena, avrebbero perso quella che è la loro identità. Matera ha pensato di fare altro, cioè di tornare in qualche modo a quello che era la sua identità, la sua storia, la sua cultura, riappropriarsene e però guardare poi, grazie a questa, al futuro. Proprio ieri De Kerckhove ricordava che per una città la cosa più importante è il capitale relazionale, il capitale di immagine che può avere. Ecco, Matera ha fatto questo. Chiudo con un'immagine. Emilio Leo nella prima lezione ha parlato di questa figura di epicicloide, che è una figura che fa pensare a un ritorno al passato, che però è un ritorno al passato che serve per proiettarsi nel futuro. Sempre più spesso si parla di retroinnovazione, che è quella forma di innovazione che si fa non guardando alla tecnologia, alla tecnologia, ma provando a recuperare la tradizione, il passato, per fare innovazione.
Questa edizione di Essere a Soveria si chiama Ritorno al futuro. Ecco, vedete, sempre torna questa idea di andare indietro per proiettarsi nel futuro. Matera è quello che l'ha fatto più di tutti e meglio di tutti, è tornato indietro, si è preso il suo bagaglio che frettolosamente probabilmente aveva abbandonato tra le cose di cui liberarsi e di cui vergognarsi, se l'è ripreso, l'ha valorizzato e con questo si è proiettato nel futuro. Ecco, credo che questa immagine sia quello che più di tutti dovrebbe servirci a far pensare su quello che potrebbe essere l'intero Mezzogiorno, la Calabria e il destino di tutti noi. Quindi grazie a Raffaello De Ruggeri per questa bella storia, per le cose che ci racconterà e soprattutto per le cose che farà, perché De Ruggeri è uno che guarda sempre solo al futuro. Grazie. Bene, io devo ringraziare ovviamente gli amici qui al tavolo che mi hanno catturato e portato qui in questo luogo straordinario, che è doppiamente straordinario, straordinario per l'ambiente, anzi triplamente, tre volte straordinario, per gli uomini, per l'ambiente e anche per il valore intrinseco di questa città, che è legato ovviamente a fermenti, lieviti culturali. Ma per entrare nel tema di fondo, lo spirito dei luoghi, io vorrei soffermarmi che la lievitazione di un territorio è direttamente legata alla partecipazione convinta dei cittadini. Se non c'è questa coinvolgimento dei cittadini, se non c'è una partecipazione violenta dei cittadini, molte volte lo spirito del luogo si annacqua. E allora, siccome io non devo fare astrazioni, ma devo parlare di concretezze fattuali, parto dal 17 ottobre 2014. Era il giorno della designazione della città italiana a capitale europea della cultura. In piazza a Matera c'erano oltre 5.000 persone che erano in piazza non per festeggiare la vittoria, perché non si conosceva. Si era in attesa dell'esito di questa competizione che la città aveva vissuto visceralmente. Ed erano lì in trepidazione. Perché? Perché si sentivano protagonisti, non si sentivano comparse, perché si era seminato su un terreno fertile della condivisione. E quando il ministro Dario Franceschini ha pronunciato la parola Matera, in piazza ci sono stati rulli di tamburo, grida di gioia, applausi, ma pianti profondi, perché la gente si sentiva colpita nel proprio valore sociale ed era vittoriosa perché la città aveva vinto tutta quanta nella sua interezza questa competizione. Questo è il valore dello spirito del luogo, che sono legate a questa sedimentazione sociale che è radicata in un territorio di cui uno si sente fieramente protagonista e non soltanto ospite. Vedete, io quando partecipo a questi incontri leggo una targa straordinaria che è in un paese della Lombardia, Dossena. Se voi andate nella piazza di Dossena, leggete questa targa. Siamo nel 1600. In tempi di dura carestia, al popolo di Dossena, qui adunato a suono di campana, venne offerto frumento in cambio dei suoi quadri. Ma la forte gente di questa terra ad una voce il baratto rifiutò e i suoi quadri prescelse
e la sua fame. La gente si chiede come ha fatto questo marginale luogo meridionale a battere l'aristocrazia di Siena, di Venezia, di Mantova, di Urbino, e mi fermo qui, di Ravenna, mi fermo qui per pudore. Si è battuta questa campana perché la campana è stata suonata dai cittadini. La candidatura di Matera a capitale europea della cultura non è nata nelle istituzioni, è stata un'associazione di giovani materani che nel 2008, avendo avuto notizia di questa prospettiva nazionale, disse in una situazione di provocazione, ma anche di preveggenza, perché non candidare Matera a capitale europea della cultura? È stato questo fermento lievitante dal basso che lentamente ha portato poi alla confezione di un progetto che nel tempo è fatto proprio dalle istituzioni e poi è diventato il livello di riferimento progettuale per questo percorso culturale. Ma perché Matera è arrivata a questo traguardo? Vedete, il primo aprile del 1948, Palmiro Togliatti, in una piazza di Matera, in un comizio storico, definì Matera l'infamia nazionale. Nel mese di luglio, mi sembra il 23 luglio del 1950, Alcide De Gasperi, nella stessa piazza, definì Matera la vergogna nazionale. Noi abbiamo vissuto queste maledizioni sulla città, e quindi la città si è portata addosso l'abito sdrucito di un terreno di miserabilità, di povertà, di sudiciume, di inciviltà. Matera era il luogo dove si raccontava l'abisso meridionale. Era una zavorra storica che doveva essere cancellata. E fu cancellata. Il suo antico nucleo urbano, i Sassi, furono svuotati dei suoi 15.000 abitanti, che furono così evacuati e trasferiti in nuovi alloggi. Però lo spirito dei luoghi, l'energia dei luoghi, cosa comportò in questo trasferimento? Che non furono costruite case popolari anonime. Per la prima volta in Italia, parlo degli anni 57-58, grazie anche alla presenza di uomini portentosi come Adriano Olivetti o Ludovico Quaroni, questa costruzione di nuovi alloggi popolari fu affidata a una generazione fertile italiana che poi divenne dominante nel campo dell'architettura e dell'urbanistica. Matera ha i modelli perfetti di insediamenti di edilizia economica e popolare integrata e perfette, ed è nel gota dell'architettura e della urbanistica nazionale. Ma mentre si esaltavano questi valori dell'urbanistica, i Sassi diventavano sempre più zavorra. I materani si vergognavano di essere materani. Se si chiedeva a un materano di dove fosse, diceva sottovoce di un paese vicino Bari, perché il marchio d'infamia che era stato posto sulla loro testa era un marchio terribile. E allora cosa fu fatto? Fu fatto quello che è un percorso di evangelizzazione sociale e culturale. Noi giovani che avevamo avuto queste ispirazioni da questi personaggi straordinari affrontammo il tema di come era possibile ricondurre il valore identitario del territorio nella consapevolezza e nella coscienza dei cittadini. Operammo con un progetto che chiamammo Mitridate,
cioè distillare nelle vene delle donne e degli uomini di Matera il valore della identità del luogo, che non poteva essere sconsacrato. Ecco lo spirito del territorio, che per Matera è sacrale, perché Matera vive della religiosità dell'uomo. I sassi di Matera non sono stati costruiti da demiurghi, da principi, da architetti. È una costruzione comunitaria. È una delle rare costruzioni comunitarie di una città, costruita da chi? Dai capomastri, che erano i rappresentanti del popolo che nel tempo, attraverso un'esperienza sapienziale, erano riusciti a comporre quello che qualcuno ha definito la più straordinaria interpretazione urbana della natura. Oppure, come dico io, uno spazio geografico che si è fatto storia. Ed era possibile cancellare questi valori. Era possibile cancellare questi valori e quindi non affidare questi valori alla comunità. Allora, con questa operazione noi lentamente abbiamo operato perché la città e i cittadini potessero inizialmente recuperare il senso dell'appartenenza e capire che non era una città qualsiasi, perché Matera, com'è, è una delle città vive più antiche del mondo. È una città che vive da oltre 7.000 anni con una continuità straordinaria. Perché? Oggi si usa una parola che mi dà fastidio, si chiama resilienza. Io mi piace invece dire che Matera vive perché è riuscita a coniugare due termini, continuità e accomodamento, cioè una città che è riuscita sempre a che fare, che cosa? A produrre nuova storia. E quindi pur nei momenti di crisi, nei momenti difficili come quelli degli anni 50, si è riuscita a recuperare una dignità urbana e una dignità civile capace di costruire nuova storia. E oggi la nuova storia di Matera è legata al 2019. Vedete come non è un caso che poi Matera sia diventata capitale europea della cultura, perché uno dei punti di forza del bando europeo era la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. E la partecipazione dei cittadini non è quella frivola, epidermica, ma è quella sostanziale, quella vissuta, che rendeva e rende poi positivo il loro coinvolgimento nei percorsi progettuali e nelle testimonianze di vita all'interno della città. E allora che cosa è successo? Che lentamente, con quell'operazione Mitridate, la gente ha rimosso la vergogna, ha cominciato a capire che viveva in un territorio straordinario, dove il rupestre è diventato città, dove un luogo, come io dico, distillato nel tempo dalla capacità aggregativa di una comunità. E quello che era vergogna è diventato orgoglio di appartenenza. E quello che è diventato orgoglio di appartenenza, che cosa è diventato? La scintilla vitale dell'autostima. Non siamo un popolo di pezzenti. Non siamo i cafoni meridionali, noi siamo i rappresentanti di un percorso vitale della intera umanità. E Matera è unica e universale, perché racconta con la sua presenza la vicenda epocale dell'uomo, l'eroismo dell'uomo, la religiosità dell'uomo. Questi sono i valori di una città. Di una città straordinaria, che è una città poi magnetica per chi la vive, perché
l'impatto geomorfologico del territorio, che è stata la spugna vitale che ha raccolto nel tempo la comunità, è un elemento di fermentazione culturale, di emozioni, di ispirazioni, di stimolazioni, di palpitazioni, che fa del luogo una specie di massa energetica che dà cortocircuiti vitali, o come ha detto qualcuno, come Vittorio Storaro, tumulti di creatività. Questa è una città viva, non una città morta, non una città seduta sulla sua nobiltà aristocratica, come poteva essere qualche città nobile italiana, che aveva già raggiunto un obiettivo e stava seduto soltanto in attesa dell'ossequio. I commissari europei hanno visto nella città di Matera un potenziale inespresso, ed era un potenziale inespresso di una comunità in ascesa, in una città che, forte dell'autostima e della sua rappresentatività, voleva crescere e voleva esprimere ancora un nuovo momento di nuova storia. Questo è, diciamo, l'equazione che ha portato questa città. E questa equazione com'è nata? È nata dalla cultura, cioè da una conoscenza approfondita. Cioè a Matera è avvenuto un miracolo, lo dico ad alta voce: la questione culturale si è trasformata in questione politica, cioè in una adesione sentita, vissuta, partecipata alla polis, al destino della propria città. E tutti si sono sentiti costruttori di questo nuovo destino della città di Matera. La cultura quindi non una cultura astratta, ma, come la chiamo io, una cultura praticata, praticata nella conoscenza del luogo, nella conoscenza dei fenomeni anche naturali, nella conoscenza di questa vibrazione magica e magnetica del luogo, perché Matera è un luogo di vibrazioni che dà energia, che ispira creatività, che dà frustrazioni di creatività, quindi è un luogo che io, come dico, creativo. Queste sono le condizioni che hanno portato la città di Matera su quei traguardi e su queste proiezioni, diciamo, di designazione della città a capitale europea della cultura. Ma se tutto questo è avvenuto, qual è oggi il ruolo della città di Matera, come si diceva qualcuno poco fa? L'ambizione di un sindaco è quella che Matera possa rappresentare nella sua testimonianza istituzionale un mezzogiorno che funzioni, un mezzogiorno che non si arrende, un mezzogiorno che vuol diventare esempio anche per l'Europa. Perché noi non possiamo essere, come è stato detto poco fa, decalcomanie. Non possiamo essere ricalchi mimetici. Noi nel mezzogiorno abbiamo una sedimentazione storica, una ibridazione storica, una contaminazione storica, che è il lievito di una nuova capacità creativa. Se noi non comprendiamo questo nel mezzogiorno, siamo dei suicidi. Noi abbiamo questa forza. Vedete, nei miei, faccio l'esempio più balordo per capirci. Io un bel giorno, nel 98, sono diventato vizioso. E come voi sapete, il vizio è la virtù che ha perso la pazienza. Mi sono creato uno strumento operativo, una fondazione, e ho creato le condizioni perché questa fondazione potesse operare in una situazione di eterodossia meridionale, partendo da due concetti. Primo, il mezzogiorno, lo dico con franchezza, amici, se no stiamo qui a far salotto.
Nel Mezzogiorno molte volte ci sono più soldi che progetti, ci sono più soldi che idee. Quando si hanno i soldi si deve trovare solo il canale di riferimento istituzionale. Io ho voluto testimoniare che nel Mezzogiorno, se uno ha un progetto, può anche non invecchiare nelle anticamere untuose della politica. E noi nella Fondazione Zetema, che significa ricerca applicata, e che è un sostantivo greco che noi dobbiamo riproporre nella grecità della nostra storia, vuol dire tradurre in termini nobili quello che è un detto materano contadino: chi impara, ecco la cultura, senza operare, vuol raccogliere senza seminare. Intelligere e agire, l'azione nel pensiero, cultura praticata, o come dico io, cultura operaia, che traduce il lievito culturale in azione, non in un'enunciazione o in una ipotesi, ma traduce la forza di una consapevolezza culturale in traduzione operativa sul campo. E noi siamo riusciti a provare che era possibile fare questo, perché noi abbiamo fatto progetti per circa 2,5 milioni di interventi, solo il 12,9% è venuto dalla regione Basilicata. Però con questa fondazione noi abbiamo voluto anche dimostrare che era possibile attivare quelle iniziative di economia della cultura o di economia della conoscenza capaci di diventare il modello di azione culturale materana. Ecco perché io oggi mi trovo a fare il sindaco in una situazione scandalosa, perché tutte queste cose che sono state fatte non senza una prospettiva di diventare sindaco. Io sono un sindaco scismatico perché non devo fare carriera politica e quindi non ho questo bisogno di dover sorridere, di dover mediare, di dover... ecco perché posso anche essere impopolare. Però il problema è che tu devi avere la possibilità di avere una concezione di futuro e di preveggenza. E tutto questo che cosa ha comportato? Ancora una volta ha comportato per la comunità e soprattutto per il nucleo portante che ha vissuto queste esperienze lontane nel trasformare una presenza statica in missione, un missione sociale, in missione dei cittadini per proporre loro possibili progetti e possibili strategie. Questo è stato la confezione che lentamente poi ha portato a che cosa? Ha portato a far sì che quello che era vergogna e cattiva coscienza e i sassi abbandonati sono stati recuperati. Come dice il nostro ex governatore della Banca d'Italia Draghi, Matera è uno dei casi rarissimi di un centro storico abbandonato che è stato rivitalizzato. Ma non si rivitalizzano i centri storici con le chiacchiere, si rivitalizzano con le testimonianze. C'era la battaglia sui sassi, bene, io il 30 agosto del 69, quindi qualche anno fa, ho comprato una casa nei sassi, sono andato a viverci, sia per una scelta civile, quindi oggi sono un privilegiato, ma perché le battaglie si fanno con le testimonianze. Di lì c'è stata tutta questa operazione di rincalzo, per cui prima Matera è diventata un luogo che è stato riconosciuto di preminente interesse nazionale da quello Stato nazionale che l'aveva definito infamia e vergogna. E poi nel 93 è diventato patrimonio mondiale dell'umanità. Quello che era vergogna è diventata e cattiva coscienza è diventato patrimonio mondiale dell'umanità. E poi nel 2017, attraverso questa rincorsa, Matera è diventata capitale europea della cultura. Per questa
sedimentazione e lievitazione sociale. Ecco lo spirito dei luoghi. Ecco, io vi devo raccontare l'episodio di uno spirito dei luoghi, questa capacità di una città che poi ha sentito forte la responsabilità e la fierezza dell'accoglienza dei personaggi che venivano da fuori. Quando è venuta la Commissione europea nella città di Matera, non sono stati ricevuti nella solennità barocca del castello di Carlo V a Lecce, né nella desolata e felliniana, diciamo, ristorante sulla riva dell'Adriatico Ravennate. I commissari europei, che erano 10 venuti a Matera, sono stati singolarmente ospitati nelle abitazioni e nelle unità familiari materane. Si fu fatto un appello: chi vuole ricevere i commissari? Arrivarono 68 richieste, furono selezionate 10. E i commissari hanno pranzato in una famiglia materana, normale. Lì hanno toccato con mano il prurito vizioso di essere materani. E quindi hanno toccato con mano questo lievito di partecipazione cittadina, che significa poi, come io la chiamo, con un grande, diciamo, fatto tecnico sotto un profilo psicologico, antropologico, se riuscite a creare una rendicontazione sociale del proprio spirito del luogo. Allora, queste sono le condizioni perché la città di Matera è diventata capitale europea della cultura. E io sono adesso sindaco, un sindaco particolare, e devo dire un sindaco particolare perché io sono già un privilegiato, non perché faccio il sindaco, perché io ho visto realizzare i miei sogni. Ma i sogni sono i sogni che devono essere sogni esigenti, non sogni astratti. E quindi quel sogno esigente è diventato possibilità di trasferire agli altri questo fermento operativo. Come diceva Don Tonino Bello, personaggio straordinario del mondo cattolico, chi sogna e chi spera cammina, chi non sogna e non spera sta fermo. Ecco che i sogni debbono essere portatori di azione, ecco un sogno esigente. Adesso mi trovo a fare il sindaco. Perché mi trovo a fare il sindaco? Perché chi aveva portato Matera alla designazione di capitale europea della cultura, nel quale gruppo anch'io ruotavo, si è fermato, come diceva Rocco Scotellaro, sul limite della storia. Si festeggiava la vittoria, si celebrava la vittoria, si brindava la vittoria, non la si governava, non la si capitalizzava, non la si utilizzava. Ma soprattutto, ecco il problema della cultura, perché la cultura è quella che rivitalizza i territori. Avete visto che succede a Matera. La cultura come conoscenza della propria qualità storica, io la chiamo con un termine preciso, la conoscenza affettuosa del proprio vitalismo storico, che è il vitalismo storico del Mezzogiorno, su cui dobbiamo attivarci. Ecco, io ho fatto una digressione, stavo dicendo che quando abbiamo fatto la Fondazione Zetem e abbiamo realizzato il Museo della Scultura, la Casa d'Ortega e altro, poi mi fermerò un attimo, noi abbiamo fatto in tutte le pareti di queste abitazioni gli angoli arrotondati e non angoli rigidi, perché il Mediterraneo è morbido, non è prussiano, non ha la rigidità nordica,
dobbiamo attivare questi valori anche nelle piccole operazioni. Ecco, non essere decalcomanie. Guardate, nei nostri ristoranti io non mangio in un piatto quadrato. È una vergogna. Ma noi, che siamo portatori di una cultura gastronomica straordinaria, dobbiamo mangiare nei piatti svedesi. E né nella rotondità, che è circolare, che è comunitaria, dei nostri piatti, anche fatti a mano. Ecco che non possiamo essere decalcomanie. Non possiamo noi meridionali essere ricalchi mimetici. Abbiamo una forza storica addosso che dobbiamo riproporre con forza, per riproporre questo nostro ruolo di rivoluzionare una cultura passiva, una cultura di importazione. Riportiamo in Europa i nostri valori. Ecco Matera, capitale europea della cultura. E come la si porta la cultura in Europa? Vedete, c'è, proprio perché sono successe queste vicende politiche che mi hanno fatto sindaco, una differenziazione anche sulla parte legata al dossier di candidatura di Matera. Noi non possiamo pensare che il 2019 deve essere un palcoscenico spettacolare. Il 2019 non può essere una baldoria ludica che infiamma gli animi e poi li spegne il 31 dicembre 2019. Il 2019 non è un traguardo, è un'opportunità. Un'opportunità per costruire una qualità urbana e una qualità sociale nel profondo mezzogiorno, con diversi modi di gestione. Partendo dalla cultura, perché la cultura non può essere un atto di consumo e un atto di acquisto. La cultura è produzione, è diffusione, è scambio. Noi che siamo detentori di questi valori territoriali e storici, che abbiamo addosso l'energia di una storia immensa, di una cultura immensa, non possiamo essere acquirenti di prodotti culturali esterni. Abbiamo la forza di poter costruire in loco le produzioni. E quindi non consumo, non acquisto, ma officine della cultura, officine del segno, arti grafiche, figurative e plastiche, l'officina del suono, musica, l'officina della parola, teatro, l'officina dell'immagine, cinema, officina del movimento, danza. Noi stiamo realizzando nella città di Matera questi focolai di produzione che non sono lucane, ma debbono essere meridionali. Ecco il primo passo verso il mondo meridionale per cui oggi sono qui. Perché noi abbiamo le nostre energie che non trovano un momento di sintesi, di produzione. Vinciamo andando fuori, già dove troviamo un letto caldo. Cominciamo a costruire noi i nostri letti della cultura e della produzione culturale. Questo è uno dei punti di forza del nostro cammino di capitale europea della cultura. Partendo proprio anche da quello che si diceva prima dell'artigianato. Vedete, l'artigianato non può essere ancora una ostentazione, diciamo occasionale. Io una notte ho sognato di essere Cosimo de' Medici. Perché? Perché frullava nella mente l'insegnamento di un artista spagnolo, Ortega, che è venuto a Matera in tempi lontani.
Questi sono i concetti, che non sono concetti, diciamo, vagheggianti. Noi abbiamo costruito già la casa d'Ortega a Matera, in cui abbiamo inserito nel contesto dell'arte contemporanea la esplosiva e composita produzione degli artigiani locali, in un contesto straordinario, tanto straordinario che ovviamente poi io ho portato i commissari europei in questa casa, e lì il corrispondente del Sole 24 Ore non potette che scrivere: quel luogo avrebbe stregato anche il più imparziale dei commissari. Vedete, siamo anche un popolo di streghe e di maghi, ma dobbiamo essere convinti di essere maghi e streghe, perché siamo noi legati a questa vicenda eterna che il Mezzogiorno testimonia, di un luogo dovunque noi andiamo che ha prodotto sempre nuova storia. Ecco, ritorna il concetto della nuova storia. E allora qual è, stavo dicendo, il viatico di un sindaco scismatico che non deve fare carriera politica e che si trova in maniera incredibile oggi a fare il sindaco della città di Matera? È quello che ha scritto un altro giornalista, che è inquietante per me, ma che io mi piace dire: la gente ci sta guardando, perché qualcuno ha scritto: se ce l'ha fatta Matera, che aveva le pezze al sedere, ce la può fare l'Italia. Guardate qual è la responsabilità di un sindaco di Matera, che io butto sul campo al Mezzogiorno. Se ce l'ha fatta Matera, la può fare in Mezzogiorno. Cioè una città che non ha ferrovie dello Stato, che vive in una situazione di lontananza dal mondo, ma che trova nel digitale oggi il canale cosmico dei rapporti. Venite nella lontana Matera, connettetevi però con questa città. Noi stiamo puntando a fare di Matera uno dei punti focali del digitale, proprio per una scommessa antistorica. Non abbiamo ferrovie, non ce la date, non la vogliamo. Noi lavoreremo per i nuovi percorsi, le nuove autostrade, che sono le autostrade della conoscenza e del sapere, che è il digitale oggi. Anche se il sindaco di Matera, che ha i suoi anni, vive della penna stilografica. Anche questa è una contraddizione. Però vedete come tutto questo torna in un discorso di spirito del luogo. Perché Matera vive questa sacralità dell'uomo, perché lo racconta da 7.000 anni. Vedete, un giorno io sono andato su questo altopiano roccioso che fronteggia la città, che è quel monte brullo e deserto raccontato da Carlo Levi nel Cristo si è fermato a Edo. E lì una persona straordinaria, che era un grosso personaggio del mondo della cultura, mi disse, dopo che si è stato 10 minuti impietrito: questo è un luogo religioso, ma della religiosità dell'uomo, perché solo gli uomini avrebbero potuto realizzare quello che è stato realizzato in quel modo e in quelle condizioni. Allora ritroviamo questo spirito dell'uomo, che è l'uomo mediterraneo, che è il luogo della nostra storia e della nostra tradizione. Quindi, per chiudere questo mio discorso, che molte volte forse è stato un po' singhiozzante, come i social. Io ovviamente non apprezzo i social. Qui si è entrati in una condizione
in cui non si conosce più il soggetto, il verbo e il complemento oggetto, che sono elementi storici elementari della nostra cultura, in cui si parla a singhiozzi, a starnuti, ovviamente a maledicenze. Cioè è il luogo del pettegolezzo, non è più il luogo del pensiero, è il luogo del singhiozzo, della contrazione, della sintesi sfrenata, direi quasi ermetica, criptica. Non c'è più un contesto narrativo della propria pensiero e della propria proiezione di pensiero. Si discute e si ragiona a scatti. Manca la sinuosità di un discorso, che è anche l'eleganza di un discorso, che è penetrante proprio. E invece questa operazione a scatti crea ancora schizofrenie continue e rompe i meccanismi mentali degli uomini. Questo è lo spirito di un luogo. Allora, per tornare allo spirito del luogo, noi stiamo lavorando perché il 2019, al di là del palcoscenico, al di là della baldoria ludica, possa esprimere una città che ha qualità sociale e qualità urbana. Però se questa città non ha un'economia che possa reggere quella qualità urbana e quella qualità sociale, è una città che lentamente ritornerà alle origini della propria esistenza mediocre e asfittica. E quindi stiamo anche su questo aspetto puntando a che cosa? Alla cultura della conoscenza, che è quella di creare le condizioni, anche queste suggestive, utopiche, ma l'utopia è vivere le condizioni della preveggenza, vivere il futuro ad occhi aperti. Come si diceva prima, se tu non sogni, non cammini. E noi stiamo pensando di creare a Matera una Creative Valley, dove si possa creare non un incubatore, ma uno stige della innovazione. Chi viene a Matera attraverso un'operazione di investimento e di formazione diventa il vulnerabile. Ritorniamo a parlare della nostra cultura, parliamo di stige. Non parliamo di incubatori. È l'intostige che rende i 100 uomini di acciaio di Guido D'Orso. Ecco, ritorniamo alle origini del nostro mezzogiorno. Ritorniamo ad essere fieri della nostra identità meridionale. E quindi stiamo lavorando su questo, come con le zone di economia speciale, che sono quelle oggi riconosciute dall'Unione Europea, capaci di fortificare i livelli produttivi di una città. Perché Matera c'ha un brand adesso, che è quella della sua unicità e della sua universalità. E noi dobbiamo far sì che il 2019, come ho detto prima, sia un passaggio di opportunità, ma non sia una fermata di baldorie ludiche o di fuochi pirotecnici che non appartengono a questo sindaco. Perché la cultura non vive di pirotecnica mediazione. La cultura è, come ho detto prima, la capacità di dare ruolo alle città, e oggi le città vengono, si hanno un ruolo culturale che significa conoscenza, che significa economia della conoscenza e anche cultura dell'economia, perché senza questi due elementi la cultura diventa soltanto una forma astratta di enunciazione. Questo è il quadro su cui noi stiamo lavorando ed è un quadro che riflette in maniera puntuale le nostre tensioni e le nostre aspirazioni. E per chiudere questo nostro incontro, io ritorno a un tema a me caro, su cui noi dobbiamo fare una riflessione, noi meridionali. Noi dobbiamo riproporre il tema di essere noi i missionari della cultura. Cioè non è più pensabile che noi dobbiamo essere solo i depositari e coloro che ricevono da fuori. E quando noi abbiamo iniziato l'avventura di Matera del capitale europea della cultura, ho lanciato, scusate se parlo sempre in prima persona, ho lanciato un'altra metafora, che è il racconto mitico di Cadmo. Chi era Cadmo? Era questo eroe mitologico
a cui Giove, trasformato in toro, aveva rapito la sua sorella Giove di 16 anni, che mentre danzava e mette una ghirlanda sulle corna del toro, viene rapita dal toro, che era Zeus. E come si chiamava la figlia, la sorella di Cadmo? Europa. Allora il racconto di Cadmo è la metafora della cultura che si sposta dal Medio Oriente, attraversa la Grecia, e come dico io, si tinge e si immerge nella cultura greca, si tinge e si immerge nella cultura latina e va in Europa. E come voi sapete, poiché rapita dal dio, la povera Europa non viene trovata da Cadmo, e Cadmo va all'oracolo di Apollo, e Apollo gli dice: non perdere tempo, tua figlia, tua sorella è stata rapita dal dio e si è incarnata nella terra chiamata Europa. È la metafora della cultura, di una cultura nostra che ha travagliato le Alpi ed è entrata in Europa. Questa è la missione che il Mezzogiorno oggi deve avere, senza piccole operazioni di debolezze psicologiche, senza avere minimamente problemi di soffrire di complessi di inferiorità. Noi abbiamo addosso una missione. Se noi siamo convinti di questa sacralità dei luoghi, di questo spirito storico dei luoghi, di questo vitalismo storico dei luoghi, dobbiamo esportare fuori questo vitalismo storico attraverso l'aggiornamento, l'ammodernamento di questa nostra cultura che riempie le nostre vite e le nostre esperienze. Cioè, torno a dire, essere innovatori e non imitatori, non essere decalcomanie, non essere ricalchi mimetici. Allora, per fare questo, cosa si sta facendo a Matera? Io nei luoghi più misteriosi e più magici di Sasse sto costruendo lo spirito dei luoghi, cioè i luoghi del silenzio, i luoghi dove il fruitore di Matera, il visitatore, entra in questo luogo, sfugge ai rumori e alle angosce del mondo contemporaneo e finalmente entra in contatto col tempo, nelle due coordinate, spazio e tempo, e vive il ciclo delle stagioni, vive gli odori delle stagioni, vive i profumi delle stagioni, vive i suoni delle stagioni, vive lo spirito di un luogo come Matera, che, come dico io con affetto, è un luogo unico e universale. Ecco, questo è il racconto di un sindaco di una città meridionale che, come diceva qualcuno, oggi deve rappresentare nel mondo questo valore della nostra storia e soprattutto del nostro vitalismo. Per questo io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio perché questo incontro debba diventare per voi un fatto di evangelizzazione. Dobbiamo diventare missionari di questo nostro traguardo, perché non è un salotto questo. Questo è ancora una volta in cui un impegno culturale si trasforma in impegno politico, cioè in adesione convinta alla storia dell'intero Mezzogiorno d'Italia, per l'Italia e per l'Europa. Vedete, avantieri, Matera ha ricevuto il riconoscimento della medaglia d'oro al valore civile per essere stata la prima città italiana a ribellarsi
al nazifascismo, anzi al nazismo, per essere precisi. E quindi Matera il 21 settembre del 43 si ribellò all'ultimo squadrone nazista dei guastatori che stavano facendo saltare tutte le strutture pubbliche della città, perdendo 23 suoi concittadini in questa battaglia urbana che fu il 21 settembre. Quindi questa città ha avuto anche questa capacità sempre di esprimere momenti di civismo fiero, come dicevo prima. Poi è arrivata la Repubblica e ci sono stati due elementi importanti. C'è stata la grande movimentazione delle lotte contadine che hanno visto nel sindaco di un paese vicino Matera, Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico, uno dei promotori. Però devo dire che Matera si è aperta al mondo dal chiuso in cui viveva attraverso la lettura del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, il quale ha dato una interpretazione fotografica della città triste, desolante, miserabile, ma ha aperto al mondo questa città dandogli il segnale di una qualità e, come disse Levi, della capitale contadina del Mezzogiorno. Quindi già da allora Matera ha cominciato a diventare essere capitale. Guardate com'è combinato il mondo, in cui un termine usato da Carlo Levi si ritrova nel 2014. Però dietro Carlo Levi arrivarono a Matera le persone di quella qualità culturale, che ha dato quel seme di cui noi siamo portatori. Io mi sento un nano sulle spalle di giganti, come ha detto l'amico Lorindo. Noi con Umberto Zanotti Bianco nel 1958 abbiamo organizzato il primo congresso di storiografia lucana. A Matera ha messo il vessillo di comunità Adriano Olivetti. Io ho avuto la frequentazione fortunata con Manlio Rossi Doria. Cioè queste persone hanno creato le condizioni per cui questa città non si è abbattuta di fronte al riconoscimento giusto di una vicenda urbana desolata e igienicamente sanitaria che andava risolta. Però quel problema igienico-sanitario è stato poi lentamente eliminato attraverso un recupero di quella dignità urbana di cui ho parlato. Come? È avvenuto tutto questo attraverso un momento che nel me sta nel mio cuore e che io ho fatto da testimonianza alla mia città. Nel 1951 Matera viene scelta dal Parigi, centro del piano Marshall, proprio per il libro di Levi, come la città che doveva diventare campione della rigenerazione del Mezzogiorno. E mandano a Matera, per vedere la brutalità di questa città, un loro ambasciatore, un grande fotografo, Cartier-Bresson, il quale viene giovane a Matera, viene di notte, va in un albergo, non vede la città, ma all'alba si alza per vedere la città, esce dall'albergo e si trova di fronte una delle chiese più belle della città, che è la chiesa del Purgatorio del 1774. Ecco la città ancora viva. Poi arrivano i Borboni, vede questa mole straordinaria e gigantesca di questa città, di questa chiesa, e dice al suo amico, che poi diventa ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Zellerbach, dice: caro amico, una città che ha una chiesa come questa non può essere una città miserabile. Vedete come queste sferzate, che colpivano in maniera
antiretorica e direi controtendenza a quello che allora era il concetto di una città derelitta che ho chiamato zavorra storica, in noi fece vibrare una consapevolezza e che quindi lentamente poi, posso dirlo sottovoce, siamo riusciti a trasferire nella città, perché è bene che voi lo dobbiate sapere, perché non è... Poi nel 1968 l'associazione La Scaletta, che aveva rullato i tamburi di questo momento magico, divenne viziosa anche lei. E decidemmo di entrare in politica con uno slogan: fare votare i sassi e le chiese rupestri, che non avevano dignità di voto, per salvarli. E insieme entrammo in politica. E la cosa più straordinaria e sorprendente è che ci dividemmo nelle appartenenze, ma non nel progetto che era unificante. C'erano socialisti, comunisti, democristiani, repubblicani come io, la Malfiana, il quale mi ha insegnato che chi è in anticipo sul suo tempo, dal suo tempo sarà raggiunto. Guardate com'è potente questo insegnamento. Quando uno però possiede i valori della consapevolezza del futuro, della preveggenza. E mi hai anche insegnato che chi fa politica deve coniugare i verbi al futuro. Non può coniugare i verbi, altrimenti fa amministrazione. Vedete tutti questi, ecco che siamo stati nani sulle spalle di giganti. Questo è stato l'elemento poi vivificante di una comunità, che poi ha portato a che cosa? Nel 1986 a una legge dello Stato che ha riconosciuto finalmente i sassi come di preminente interesse nazionale, finanziandoli con 100 miliardi, con una legge che è stata confezionata in casa dai movimenti politici armonicamente uniti in questo progetto, per quel discorso di coesione che noi avevamo coltivato e direi quasi realizzato. Quindi questo è stato il percorso che ovviamente io non ho potuto narrare. Quando ho il problema dei commissari, ecco, i commissari hanno premiato la città di Matera per alcuni punti di forza, che sono quelle della città unica e universale, cioè la continuità della vicenda umana e le soluzioni di una città ecosostenibile che può diventare modello per le città europee. Una città quindi che non ha creato situazioni, diciamo, di alterazioni totali, ma che si è autoalimentata dei valori del territorio. Poi, come ho detto prima, loro hanno visto e hanno intuito questa energia del territorio, quel discorso magnetico, questo cortocircuito creativo che naturalmente stimola alla creatività, perché uno dei punti di forza era quella che la cultura deve stimolare la creatività, deve rivitalizzare i territori, anzi deve cambiare la vita ai territori. Ecco il valore della cultura, che non è un'enunciazione, ma che è un modo di essere, un modo di esprimersi, un modo di vivere. Poi loro hanno registrato un altro valore: la città comunitaria, perché è una città costruita dalla comunità, senza demiurghi e senza aristocrazie. Ecco che era una città unica, che aveva questo valore. E poi una città dove diviene naturale essere attrattori per chi vuole attivare iniziative innovative, cioè fare della innovazione un elemento portante. E poi il quinto punto è una città in marcia, non ferma, una città che ha un potenziale inespresso e che vuol continuare a vivere e quindi a produrre nuova cultura. Tutto questo poi legato in un dossier ha creato le condizioni perché Matera poi battesse quelle altre città. Allora questo è stato il compendio vincente di una città che in maniera quasi
straordinario, sorprendente il termine esatto, è diventata capitale europea della cultura. Chi poteva mai immaginare di battere Siena, di battere Venezia, di battere Mantova, di battere Bergamo, di battere Ravenna? Cioè siamo a questi livelli. E poi l'ultimo elemento che non va sottaciuto, loro hanno visto che la città era diventato un punto di riferimento e di stimolazione creativa per il cinema. Il cinema. E allora loro hanno vissuto anche questo momento. Allora voi perdonerete se io vi rubo due secondi. Io ho vissuto, ho avuto il privilegio di vivere il momento magico del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Posso dire ad alta voce che un altro personaggio che mi ha illuminato ha un nome e un cognome, si chiama Enzo Siciliano, calabrese, ed era uno degli apostoli, poi diventato presidente Rai, grande personaggio. O come un altro personaggio salernitano, Alfonso Gatti. Qual è la differenza? Perché anche queste cose dobbiamo saperle, tra la passione di Mel Gibson e il Cristo di Pasolini. Mel Gibson non ha capito nulla dello spirito di luoghi, se vogliamo stare nel tema. Lui ha vissuto la cultura che non ci appartiene, hollywoodiana. I Sassi li ha trattati come fondali scenografico, che può far sorridere o sorprendere gli statunitensi, ma non noi che abbiamo una cultura classica. Allora ha messo Mel Gibson i Sassi come fondale della morte del Cristo, il Cristo di spalle ai Sassi, perché mentre moriva il Cristo nel sangue, i Sassi stavano lì come un fondale scenografico straordinario, hollywoodiano. Pasolini, che aveva cultura classica e che era un corsaro, cosa fa? Mette il Cristo di fronte ai Sassi. I Sassi non fanno da fondale, sono protagonisti del film di Pasolini, perché i Sassi, secondo Pasolini e secondo il sindaco di Matera, rappresentano, ecco l'altra forza, l'umanità. L'umanità, i Sassi hanno questo valore perché sono la vicenda umana pietrificata e testimoniata da un luogo. E i Sassi sono l'umanità che deve partecipare del dolore e della morte del Cristo. Quindi il Cristo è di fronte ai Sassi. E quando il Cristo muore, i Sassi crollano. Perché l'umanità partecipa del dolore e della morte del Cristo. Allora vedete la forza di che città noi abbiamo. Ecco perché Matera ha vinto, caro amico, e ti ringrazio della domanda. Poi io potrei, io sono una specie di jukebox, voi mettete un gettone, posso parlare due ore. Forte comunque, grazie a voi per essere qui. Volevo farle una domanda: aspettando questa digitalizzazione, quali sono le progettualità del vostro comune aspettando il 2019 e cosa state proponendo agli altri cittadini, ad altre città della Basilicata o del nostro meridione, quindi in Calabria, per darvi una mano, per collaborare con voi e per essere fieri di voi? Grazie. Sì, noi siamo partiti da questa posizione attraverso, ecco, un problema di riferimento. Quando Liverpool fu nominata capitale europea della cultura, loro decisero di avere come punto di riferimento di essere il luogo di produzione dei sensori in Europa. E quindi oggi Liverpool è diventato l'elemento portante. Noi stiamo lavorando
perché Matera possa diventare un centro di innovazione e di applicazione dell'innovazione sul digitale. Ovviamente la prima cosa che stiamo facendo è perché Matera possa avere subito la banda ultralarga, che è uno degli elementi importanti per queste operazioni. Poi noi abbiamo contatti con strutture internazionali, ma non quelle storiche e quelle onnivore, ma strutture internazionali agili che vogliono venire a Matera per fare ricerche e applicazioni. Quindi si deve creare un reticolo di queste iniziative che faranno poi capo, come fatto di riferimento iniziale, a un'altra struttura che noi non ho avuto il tempo di raccontarvi. Nella storia di Matera è possibile raccontare le storie dell'uomo da una grotta paleolitica dei pipistrelli, quindi dai buchi neri di una grotta, ai buchi neri dello spazio. Perché noi abbiamo, in maniera stravagante, uno dei centri di ricerca più importanti dell'Agenzia Spaziale Italiana d'Europa. Lo dico perché è nato in tempi lontani per altri obiettivi, ma adesso è lì. E siccome ha avuto dall'inizio un rapporto con la NASA, è diventato uno degli elementi importanti di questa contiguità. E allora tutto l'indotto di questa struttura deve essere così investita e capitalizzata ai fini di una applicazione digitale di tutte le registrazioni che loro quotidianamente fanno, per poter poi offrire gli esiti di queste elaborazioni, diciamo, numeriche di questa iniziativa su questa area integrata di ricerca. Quindi noi oggi come oggi stiamo individuando e selezionando proposte che ci arrivano da tutta Europa per poi poter creare quegli investimenti coerenti con un discorso non di avventura meridionale, come noi spesso siamo abituati, di imprenditori che arrivano e vanno via, ma di imprenditori che hanno capito l'importanza del 2019, ma soprattutto hanno capito una importanza strategica, cioè hanno capito il brand di Matera. Oggi il brand di Matera è un brand che riesce ad aprire gli orizzonti. Vi faccio un esempio che non è balordo né può essere autoreferenziale. Nell'ottobre 2015 un ordine del giorno del Consiglio Comunale di Matera, diviso per punti, è diventato legge della Repubblica Italiana. Come? Quei punti sono stati trasformati in emendamenti, trasferiti al Parlamento, sono andati alla Commissione Bilancio e per la forza del brand di Matera, quel potere contrattuale che la città ha oggi, sono entrati nella legge di stabilità 2016. Quali sono questi punti per dire cosa si sta facendo? Sono innanzitutto un finanziamento di 50 milioni di euro per iniziative particolari nella città, tra cui il racconto della storia dell'uomo dalla selce al silicio. Poi abbiamo avuto la deroga al patto di stabilità e, per gli amministratori che sono qui, la deroga alle assunzioni. Ecco perché poi un sindaco è ottimista. A parte che chi fa il sindaco deve essere ottimista, altrimenti se non ha l'ottimismo si spara, perché le problematiche, i grovigli, i trabocchetti, le paludi, le sabbie mobili che sono sul nostro cammino dovrebbero ucciderlo prima che lui cominciasse a annusare una giornata. E quindi deve essere munito di questo ottimismo straordinario. Però se non c'è questo ottimismo, questo ottimismo però per il Consiglio, per il Sindaco di Matera diventa ancora più pregnante,
perché ha in mano un set di denaro. O lo gioca adesso o non lo gioca più. Io ho detto che siamo come a Nino Bixio, a Calatafimi. Qui si fa Matera o si muore. Allora vede come tutto questo mette uno su due. Stiamo creando un domino. E questa mia presenza oggi qui non è una presenza provocatrice, è solo stimolatrice. Cioè noi dobbiamo insieme trovare le occasioni. Allora, sull'artigianato e sull'arte, visto che voi avete già queste precedenze, perché non si riesce a trovare un sistema di rete per far sì che quando noi apriremo gli atelier per gli artisti e le botteghe artigiane ci può essere un interscambio di queste persone che vengono a Matera per due mesi, vengono a Soveria Mannelli per altri due mesi e si crea un circuito creativo. Faccio l'esempio. Se noi faremo queste officine della cultura, come le faremo, ci sono giovani ardenti nella zona che possono venire a partecipare a queste scuole per diventare protagonisti di prodotti culturali da vendere in Europa e non andare a comprare dall'Europa molti spettacoli e molte situazioni che mi lasciano molte volte interdetto. Nel dossier c'è l'ipotesi di far venire una grande orchestra viennese che deve esaltare il rapporto tra natura e cultura. Come si esalta questo rapporto, cara signora? Si esalta che questi vengono a Matera e suonano con le verdure fresche. Invece di avere violini e contrabbassi, c'hanno lattughe, c'hanno meloni, non lo so cosa c'hanno. Il suono viene dallo sfregamento delle verdure fresche. Tutto questo per creare una ebbrezza notturna che non mi appartiene, perché, come ho detto prima, la cultura non è consumo, non è ebbrezza, non è prurito, ma è produzione, scambio e diffusione. E lo scambio è quello che costruisce la cultura, che lo scambio è quello che porta i contributi diversi su un settore. Ecco, per quanto riguarda il digitale, noi stiamo lavorando per individuare gli start-up che debbono cominciare a creare questa rete. In questa ipotesi, chiamiamola utopica, io sono stato definito, caro amico, anche con un altro termine, anarchico dell'utopia. E quindi io sono uno di questi. Però se tu non vedi e non provochi, la creativa non la fai. Allora, abbiamo ascoltato una lezione di identità, di storia, di cultura. Abbiamo vissuto intensamente questa sera, grazie a Raffaello De Ruggeri, lo spirito dei luoghi. Probabilmente lo abbiamo capito. La cultura è una parola magica che unisce la terra al cielo, la cultura da culto. È la cultura da coltivare, il lavoro che ciascuno di noi fa ogni giorno per trovare il proprio posto nel mondo. Ed è anche una parola concreta, non è solo una parola magica. E deve essere concreta anche per la nostra comunità, la città delle idee, la città più informatizzata d'Italia. Quindi speriamo di avere una contaminazione, una collaborazione che possa rinsaldare la grande storia del Sud e anche i rapporti tra Calabria e Lucania. Che sono rapporti storici non solo noi abbiamo condividiamo come regioni i trasporti, le ferrovie calabro-lucane, a Soveria Mannelli c'è una stazione, non solo condividiamo un'esperienza del credito, la cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, e a Soveria abbiamo una sede, ma anche una bellissima esperienza sull'ambiente che è il Parco del Pollino, che anche a livello nazionale è uno degli esempi più significativi. E poi si è parlato di Pasolini. Pasolini, nello stesso periodo più o meno che girava, in cui girava a Matera il Vangelo secondo Matteo, veniva insignito, credo qualche anno prima, del premio Crotone, dopo grandi polemiche, dopo
l'affermazione che i cittadini di Cutro erano tutti banditi, ma ecco, questa presenza di questo straordinario intellettuale di Pasolini, che Raffaello ha definito corsaro, è molto importante, perché Pasolini ci insegnava un aspetto determinante al quale speriamo di poter fare ricorso e di poter mettere in pratica, soprattutto nella possibilità di collaborazione tra il Comune di Matera, il Comune di Sovervanelli, proprio negli ambiti che il sindaco De Ruggeri ha illustrato, quello della creatività, quello della produzione culturale, quello dell'innovazione, valorizzando i nostri talenti, perché il primo capitale umano di ogni territorio sono le persone. Proprio Pasolini ci ricordava che in Italia il coraggio intellettuale e la pratica politica del potere sono cose inconciliabili. Ascoltando Raffaello De Ruggeri abbiamo visto che invece è possibile. Grazie per essere stato qua.